Nuovo anno, nuovi propositi. Molto di ciò che sarà la città di Taranto e l'intera regione Puglia dipenderà dal 2021. Diverse le partite da portare a conclusione, sperando in un epilogo che possa invertire il trend negativo accumulatosi nel 2020. L'arrivo del vaccino anti-Covid dovrà in primis consentire di vaccinare l'80% della popolazione entro il prossimo mese di settembre. Soltanto così, a voler dar retta agli esperti, potrà determinarsi la tanto agognata immunità di gregge. La pandemia poi ci ha insegnato come mai più si dovrà tagliare la spesa sanitaria, specie se questa suicida pratica dovesse favorire l'accumulo di profitti per i privati. Gli ospedali si aprono invece che chiudersi, come hanno fatto colpevolmente Fitto, Vendola ed Emiliano. Stesso discorso vale per la scuola. Dall'insorgere della pandemia siamo il paese che è andato meno a scuola in Europa. Complice un sindacato assai poco progressista e molto reazionario che antepone i desiderata dei suoi iscritti al sapere delle future generazioni. Un errore quello compiuto per il quale rischiamo di pagare un prezzo elevatissimo a partire dai prossimi anni. Sul recovery plan poi non si può lasciare la scena politica al solo Matteo Renzi, il quale pone problemi veri, anche se con notevole ritardo, ma il fatto che sia lui a sollevarli rischia di far apparire gli stessi quesiti poco credibili. Nell'ambito della conferenza Stato-Regione sarebbe auspicabile la ricerca di un protagonismo delle regioni del Mezzogiorno su come andranno spesi gli oltre 200 miliardi di euro messi a disposizione dall'Europa. Si tratta, giove ricordare, di spesa per investimenti, da utilizzare cioè per rendere più moderno il nostro obsoleto sistema infrastrutturale, e non di spesa corrente. A molti dei nostri rappresentanti politici questa fondamentale differenza sfugge ancora. Avere, per tornare a Taranto, un aeroporto inattivo come quello di Grottaglie, una rete ferroviaria a binario unico tra Taranto e Bari e un'autostrada che termina a Massafra rischia di renderci periferici, non interessanti, nonostante le tante risorse economiche destinate al capoluogo ionico. Nuovi propositi e nuovi approcci. Si riconnetta il pensiero alla politica, la competenza alle decisioni, lo studio abbia la meglio sull'improvvisazione, perché il 2021 non replichi l'anno appena passato. È finita con un arresto la rapida operazione messa a punto dai falchi della squadra mobile di Taranto, che nel giro di poche ore hanno identificato uno dei due rapinatori che nel pomeriggio di ieri, travisati ed armati di taglierino, hanno rubato circa 700 euro in un supermercato di via Umbria. I poliziotti, giunti subito dopo la rapina, hanno visionato le immagini di videosorveglianza interne all'esercizio commerciale, riconoscendo gli autori. Si tratta di due pregiudicati tarantini già noti perché ritenuti responsabili di altri episodi analoghi venuti nel periodo natalizio ai danni di supermercati. Uno dei due autori, un 39enne tarantino, è stato intercettato in via Mazzini nei pressi dell'abitazione del complice, al momento ancora latitante, con ancora indosso gli abiti utilizzati durante la rapina. Perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di 375 euro in banconote di piccolo taglio, corrispondenti alla metà esatta dell'incasso sottratto poco prima al supermercato. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per rapina aggravata in concorso. Ora la caccia è al complice. 400 bombe carta, oltre 20 kg di materiale esplosivo ritrovate nel tramezzo di una cucina di un'abitazione in via Mazzini. E questo l'esito di una perquisizione effettuata dai falchi, che ha permesso di arrestare un 36enne per detenzione illegale di materiale esplodente. Tutti i botti sono stati sequestrati e presi in consegna dall'artificiere della polizia. Incontro questa mattina in prefettura a Taranto con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mario Turco. Al centro il contratto istituzionale di sviluppo, rispetto al quale il senatore ha voluto fare il punto. Un progetto strategico di riconversione economica, sociale e culturale del territorio ionico. Movimentati in 10 mesi, dice Turco, oltre 400 milioni di euro. Il senatore ha inoltre ribadito che la città ora stia esprimendo le sue potenzialità attraverso una riconversione fatta di innovazione, ricerca, turismo e cultura, oltre ai progetti in seno all'ospedale San Cataldo e allo sviluppo di attività di bonifica.
Focus anche sullo stabilimento Ilva e sull'accordo tra Stato e ArcelorMittal, in merito al quale ribadisce non è una soluzione ai problemi e alle attese, ma lo Stato nella gestione sarà a garanzia della salute e dell'ambiente e dei livelli occupazionali. Protesta questa mattina presso l'ASL di Taranto degli operatori del servizio 118 ionici. Dopo la proclamazione dello stato di agitazione da parte delle sigle sindacali, i lavoratori protesteranno ad oltranza con una tenda allestita davanti alla sede dell'ASL Ionica in viale Virgilio. È una tenda simbolica, spiegano i sindacati, della drammatica condizione in cui gli operatori sono costretti a lavorare per assicurare un servizio essenziale per la comunità, in particolare in questa emergenza sanitaria. L'ASL di Taranto è stata infatti l'unica di tutta la regione Puglia a non aver assunto, secondo i segretari territoriali, nessuna iniziativa concreta per avviare il processo di internalizzazione del servizio alla Sanità Service, che è invece in fase avanzata in tutte le altre province. Noi oggi manifestiamo insieme ai lavoratori dell'emergenza urgenza per le condizioni di lavoro a cui sono costretti i lavoratori in questa fase particolare che sta vivendo la sanità a causa della pandemia. E per far sì che anche i lavoratori dell'emergenza urgenza, quindi i volontari delle associazioni, cioè i lavoratori delle associazioni di volontariato, finalmente possano raggiungere l'obiettivo della internalizzazione, così come è già avvenuto nel mese scorso per quanto riguarda i lavoratori dei servizi informatici e del CUP. È tempo di bilanci al Comune di Taranto e proprio questa mattina si è tenuta la conferenza stampa a Palazzo di Città da parte del primo cittadino Rinaldo Melucci per divulgare alla stampa e alla comunità intera i risultati raggiunti nel corso di questo anno. Un bilancio consuntivo e dettagliato dell'anno giunto al termine e di tutte le iniziative promosse nei vari ambiti della macchina amministrativa. Numeri, risorse e progetti. Abbiamo ascoltato ai nostri microfoni il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. In questi anni, come dire, abbiamo rimesso in moto la macchina amministrativa, ci stiamo dedicando alla qualità della vita dei cittadini. Nonostante il Covid registriamo tanto fermento, portiamo avanti, come avete visto, ancora tanti cantieri. Quest'anno solo il Comune ha catturato 140 milioni di fondi strategici, comunitari, regionali, grandi eventi che stiamo programmando per le ricadute che possono generare sul nostro sistema economico e sull'immagine della città. Insomma, siamo molto soddisfatti. Un gesto di solidarietà per augurare un buon 2021 anche in una situazione di incertezza come quella che viviamo. La Protezione Civile di Taranto, grazie allo sforzo di alcuni volontari, del presidente Alessandro Basta e del coordinatore Raffaele Russo, ha consegnato 100 panettoni ai degenti che si trovano ricoverati presso la casa di cura Cittadella della Carità. Abbiamo pensato di dare l'ultimo dell'anno, di salutare i degenti della Cittadella della Carità. Stamattina stiamo consegnando 100 panettoni e 100 spumanti a queste persone, purtroppo alcune delle quali, oltre che ricoverate, anche abbandonate dalle famiglie. Quindi abbiamo pensato proprio di aiutare loro e di dare il nostro apporto, un nostro piccolo contributo. Consegneremo questo anche ai medici e al personale sanitario della Cittadella della Carità. Fortunatamente abbiamo anche, no, le persone che collaborano con noi per queste evenienze, però il presidente e tutto il personale, tutto il direttivo cerca sempre di fare delle, diciamo, delle nuove esperienze che possono dare anche un minimo di conforto. Sostenere la comunità tarantina attraverso azioni virtuose. Questo è l'impegno dell'Associazione Madonna delle Grazie che torna con l'iniziativa La Calza Solidale a favore delle famiglie in difficoltà del capoluogo ionico. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo di Città questa mattina e ha raccolto il plauso del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. Siamo molto contenti, lo dicevo prima, noi stiamo facendo tante cose importanti per trasformare un po' il clima di questa città, ma è evidente che manca un pizzico di sale alla pietanza, che è quello che possono fare associazioni importanti come Madonna delle Grazie, che da 20 anni si spende sul territorio per i più fragili e sostiene l'attività anche della pubblica amministrazione con tante iniziative come quella della Calza Solidale. Siamo molto contenti anche perché loro in gran parte sono donne e dicevo che nei momenti di difficoltà, di crisi di questa città, le donne aggiungono sempre qualcosa di importante, insomma, alla tenuta di questa comunità. Quindi a loro oggi va un grande grazie, l'augurio a loro e a tutte le persone che fanno parte del loro network, insomma, che sia un 2021 più positivo a partire, insomma, da queste calze solidali.
Dopo aver chiuso con 3 vittorie consecutive il 2020, la Prisma Taranto vuole brindare al nuovo anno con un nuovo successo. La squadra di Coci Dipinto sarà protagonista nella 12ª giornata del campionato di Serie A2 Credembanca, nell'ostica trasferta contro la Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia. Con la trasferta lombarda, la squadra ionica si prepara a un breve e intenso tour de force, 5 partite in ben 14 giorni, tra le quali recuperi di campionato con Mondovia e Reggio Emilia. Un filotto di sfide importanti per Capitan Coscione e compagni impegnati nella corsa ai primi posti della classifica. I rossoblù infatti occupano la terza posizione a quota 20 punti con 2 gare ancora da disputare. La Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia invece è l'unica squadra del torneo ad aver disputato tutte le partite del girone di andata. Nelle 11 uscite hanno raccolto 5 successi e 6 sconfitte e si trovano al momento al 5º posto in classifica con 18 punti. La formazione di coach Zambonardi potrà contare sull'esperto schiacciatore classe 1977 Alberto Cisolla, ex Sisley Treviso e nazionale italiana.